È ancora un sentimento vivo, una ferita difficile da rimarginare. È sicuramente un sentimento vivo. Forse ha cambiato colore, però è chiaramente un sentimento ancora vivo. Ma cosa ricorda lei di quel giorno? Io di quel giorno non ricordo, non ho mai voluto ricordare nulla perché è stato un dolore così grande, così profondo, che forse abbiamo anche protetto dalla curiosità della gente, da quello che poteva sminuirlo. Quindi è qualcosa che abbiamo sempre tenuto dentro e questo rimane ancora oggi. È stato un dolore nostro. Adesso posso solo dire che forse ha cambiato colore. Forse si è un po' sbiadito, come si sbiadiscono le cose con il tempo che passa, ma sicuramente è comunque un'emozione, è comunque un sentimento molto forte che continua a rimanere E nostro. averli ricordati oggi, che significato ha? Che valenza ha? È una cosa che ci è piovuta sulla testa, è una cosa che non avremmo mai pensato, che non avremmo mai cercato, sempre per quel principio che ho sostenuto prima. Però io sono fatalista, probabilmente è successo perché doveva accadere, forse è successo perché mia sorella, probabilmente, dopo 41 anni voleva che parlassimo ancora di lei, voleva che ricordassimo questo gesto che sicuramente è stato un gesto di grande amore che è giusto ricordare.